Ragazzi, per chi avesse letto il titolo pensando fosse un clickbait, no, non è un clickbait, mi sono veramente perso. Stavo andando, io molto, oh mio Dio terra, finalmente sono 2 giorni che vago per mare, stavo andando a cercare la palude e mi sono ritrovato in mezzo all'oceano. Spero almeno di trovare il deserto, dalla palude al deserto c'è un abisso, e l'abisso è quello che sto percorrendo in questo momento. Ma questo non è deserto, sembra semplicemente una mezza isola stupida di sabbia e nient'altro. Ok, perfetto, questa puntata sta iniziando benissimo. Non ce la facevo più a camminare, o meglio, a nuotare con la barca, a remare, senza dire qualcosa. Sono veramente 2 giorni di Minecraft che vago nel vuoto, in mezzo a nulla. So dove sono, ovviamente, perché apro le coordinate e lo so. E leggete le coordinate, la mia base è a meno 110 e 900. Cioè, capite la differenza? Quanto veramente ho vagato? È veramente tantissimo. Inizio ad intravedere dei pesci. Dietro mi sono portato, oddio, quella è terra, quella non è un'isola. Dimmi che non è un'isola, ti prego, dimmi che quella è terraferma. Comunque, dicevo, mi sono portato un letto perché un letto può far comodo. Questo per fare utensili di legno, o meglio, per spaccare legno. Il piccone, la spada che in effetti avrei potuto sistemare. Non mi sono portato la fornace, però ho già un po' di carne cotta. Questo melone, il pane e questa specie di cosa di stufato strano. Non mi sono portato la canna da pesca, già che andavo in barca me la potevo portare. Però vediamo un po' che cosa riesco a trovare. Questa era un'altra cavolo di isola. Non era terraferma, era un'isola e basta. Non ci credo. Quanto ancora dovrò vagare io per i mari? Ancora un po' mi faccio crescere la barba. Mi taglio una gamba, ci metto una gamba di legno. Un momento, i cactus crescono solo nel deserto, vero? Ditemi che non mi sbaglio. Se io non mi sto sbagliando, ho finalmente trovato il deserto. Allora, scendiamo da qua. Questo è un cactus. Questo è effettivamente un cactus. Se spacco sotto, spacca tutti e due. Perfetto, mio Dio, è veramente il deserto. Coniglio colore del deserto, va bene. Lo vorrei catturare, ma ogni volta non mi porto il cibo per gli animali, quindi non ho il fieno, non ho le carote, non ho niente. Inutile, sono diventato inutile. Quando vado in esplorazione sono inutile. Ho una barca, se il coniglio vuole salire nella mia barca, lo faccio salire. Allora, posso fare la farm di cactus, così posso fare anche una specie di cestino, diciamo. E siccome sono un po' a corto di cibo, io questo coniglietto bellino, bellino, gli do fuoco e poi me lo mangio. Non sto trovando nulla se non acqua e conigli. Molta acqua e molti conigli, guardate. Ce ne sono quattro qui, ce n'era un altro paio prima. Non ci credo, questa era un'isola deserta in tutti i sensi. Non è possibile. Ragazzi, mi devo fare un altro giro in barca. Non so se volete che lo tengo o meno, ma tra vedere e non vedere, io lo taglio. Me ne sto in mezzo al mare anche, perché adesso sta facendo buio, quindi sarà una nottata molto movimentata. E non vorrei perdere il checkpoint, quindi adesso non lo voglio usare il letto. Vabbè ragazzi, appena trovo qualcosa di decente vi avviso. Ragazzi, mi sembra di aver trovato un altro deserto e non sembra, anzi spero non sia. No, non sembra perché tutto il deserto è uguale. Non sembra essere lo stesso dove sono già stato. Un momento, quella è la palude ragazzi. Ho trovato deserto e palude adesso. E c'è anche una ca... c'è un villaggio qua? Allora, questa è una presa in giro. Un delfino, oh mio Dio. Un delfino. Non lo attacco. Il delfino mi sta simpatico. Lascio la barca? No, non la lascio. Mi sono incastrato. Ragazzi, mi è sparita la barca, mi ero incastrato, non so neanche come ho fatto ad uscire, stavo spammando tasti. Poi ho dovuto anche, cioè, disconnettermi e riloggare. La barca non c'è più. E però ne ho una in mano. Guardate lì! Ragazzi, quella è una barca! C'è una barca lì bugata, va bene, non mi interessa, rimarrà lì bugata. L'importante è che io la mia barca la abbia. E soprattutto l'importante è che mi possa prendere tutto questo fieno. Molto, molto fieno. Devo esplorare questo villaggio assolutamente e riuscire a capire assolutamente di che cosa si tratta. Questo cos'è? Non so cosa sia, ma me la prendo. Mi piace e me la prendo. Vetri colorati, qua è roba di alto livello, ragazzi, eh? Maiali. What? Hanno fatto veramente figa questa stalla. Devo ammetterlo, veramente veramente mi piace. Però, vabbè, i maialini li lascio senza ombra di dubbio. Qua hanno lasciato anche l'abbeveratoio. No, vabbè. L'hanno veramente fatto bene.
Non esci da lì, non esci. Qua dentro questa casa cosa ci sarà? Il piccolo, ok? Tu sei il tizio che vende. Perché mi segui se non vendi? Perché un mini asino, un golem da non far arrabbiare, letti vuoti, porte aperte. Non mi convinceva la cosa. Saliamo un po' e controlliamo. Non c'è niente, vabbè. Mi rubo il fieno nuovamente. Questo è molto fieno. Sto prendendo veramente molto fieno, ragazzi. Tantissimo. Una roba impressionante. Comunque, devo trovare qualcosa di interessante qua. Devo trovare prima di tutto uno slime. Quindi credo di dover aspettare la notte per gli slime. E devo anche andarmene in giro di notte per gli slime. Ok. La cosa importante è che io possa dormire in un letto qua. Va bene, mi ha chiuso la porta in faccia. Non si fa così. Non si fa. Non si fa e basta. È scortesia questa. Comunque, dicevo, devo dormire in un letto. Settare il checkpoint qui, così se muoio durante la notte qua, allora posso tranquillamente tornare a prendermi i miei item. Sono sicuro che dentro una di queste casette troverò assolutamente qualche passaggio segreto. Ne sono proprio certo al 100%. Questa casetta qua in legno c'entra qualcosa col villaggio? Un gatto nero che mangia un fungo? Oh, ciao! Oh, sei pazzo? Ti stavo solo guardando. È morta? E il tuo gatto adesso è mio. Non mi ha droppato niente, esperienza e basta. Non mi ha dato nulla. Non ci voglio credere, ma che schifo. Questo gatto non è nero, è viola. È bellissimo. Tu adesso sei mio. Non voleva, non lo voleva. Devo trovare altri pesci. Devo assolutamente trovare altri pesci perché voglio quel gatto. Prima o poi me lo prendo. Ragazzi, cos'è quella costruzione? Non è il tempio che mi aspettavo. O ha subito un raggio rimpicciolente, oppure qua c'è qualcosa di strano. È stato... Non ci credo. Il tempio c'è, ma è qua sotto? Oh mio Dio! È stato sommerso! No, vabbè. Oh mio Dio! Ok, perfetto. Ero zitto perché ero in combattimento, ma adesso è tutto a posto. Sento altra gente. Non mi piace la situazione. Qua potrebbe crollare tutto da un momento all'altro. E io penso di dovermi prendere più o meno tutto. Non me ne faccio niente. Questa sì. La mela d'oro sì. La mela d'oro... Oddio. La mela d'oro incantata, ragazzi. Queste me le posso craftare una volta che mi prendo la lana. Quindi via anche questa. Non mi servono questi. Non mi serve questo. Non mi serve questo. Non mi serve la sabbia. Non ho blocchi da costruzione, in effetti. Non mi serve, via anche questo. Semi ne ho in abbondanza. Carbone, chi se ne frega. Da dove? Da dove è arrivato? Me lo sento che c'è qualcuno che arriva da qualche posto nascosto, però... Non mi piace la situazione. Non mi piace per niente. Allora, buco così per farmi poi una scalinata e risalire. Qua sotto dovrei trovare TNT, se non sbaglio. Mi dispiace. Tutta mia. Tutta mia. Che nessuno provi a farmi saltare in aria quando ho così tanta... Oh mio Dio. Ora mi serve la sabbia. Piercing 3 mi potrebbe interessare, questo no. Ancora, moltissima, ne ho moltissima, ragazzi. Ok, sono tornato su, adesso devo assolutamente trovare della sabbia. E come posso fare? Mettendo una crafting table, facendomi un piccone che non posso fare. Sì, un piccone, una pala. Ora la posso fare, sì, c'ho della pietra da qualche parte. Credo, non ho pietra da nessuna parte, me la devo fare per forza in ferro. Vabbè, in effetti mi potrebbe servire una pala in ferro, direte voi. Forse sì e forse no. Ho altra sabbia intanto, quindi posso fare un'altra TNT. E
Ragazzi, farò saltare in aria qualcosa prima o poi. Vi giuro su quello che volete che io prima o poi farò saltare in aria qualcosa. C'è buio. E questo rumore non mi piace, sembra il rumore di un creeper. Fatemi tornare dentro un attimo aspettandolo. Ok, qua è chiuso, perfetto. Ho finito la polvere da sparo, quindi non mi serve più neanche la sabbia. Questo dungeon me lo devo salvare, mi devo salvare le coordinate, assolutamente. 1138 e 2463. Oh mio Dio, sono a 3300 blocchi di distanza da casa mia. Almeno in un senso. Non in tutti, ma in un senso sì. Avevo ragione che era il rumore di creeper io. Cavolo se avevo ragione. No, non ci siamo capiti per niente. Fatemi tornare qua dentro. Sì, io torno qua dentro e dormo, non me ne frega niente. Ho trovato diamante, libro, due libri enchantati di piercing 3, che secondo me per l'arco è perfetto. Ho trovato smeraldi, ho trovato un botto di roba e io non la mollo. Ma neanche morto. Stranissima però questa storia del dungeon qui, ragazzi. Veramente strana, ma molto molto bella. Molto bella. Questa è la mia uscita. Ah, è morto. Poverino. Grazie per le tue ossa. Là non c'è nulla. Non so dove andare. Non ho la minima idea di dove io possa andare. Questa è, ok, l'entrata che ho fatto prima. È vero. Ci sei anche tu. Questi non prendono fuoco? Sti maledetti. Ma droppano qualcosa di interessante? Dai, un altro, fai. Ecco, bravo, così muori. Sto intanto prendendo frecce, sto prendendo ossa, c'ho un sacco di bone meal. Posso farne, cioè, ragazzi, 35 ossa. Posso creare una farm da zero. Completamente. Da un seme posso fare una fattoria. Con gli animali che mangiano i semi. Non so dove altro andare. Questa cosa mi ha veramente stancato. Cioè, nel senso, la tensione di aver trovato un dungeon, tutta questa cosa, tutta questa dinamite. Sto pensando a cosa far saltare in aria. Dovete deciderlo voi, ragazzi. Altro che costruzione. Diventerò un demolitore. Diventerò veramente un demolitore. Adesso mangio, però. Che forse è il caso. Ragazzi, sapete che vi dico? Mi sa che chiudo qui questo episodio. Durerà un po' meno degli altri. Però, secondo me, abbiamo fatto molte cose. Cioè, ho trovato la palude. Adesso me ne sto qua in zona nella palude. Quando la ritroverò. Forse ci siamo perché lì c'è un cavallo. È un altro villaggio. Oh mio Dio, no. Ok, visito questo villaggio. Oh mio Dio. Visito questo villaggio e poi stacco. Mi salvo le coordinate di tutto sto posto. Oh mio Dio, che figata è. È stupendo. È stupendo. Bene, non me ne vado mai più da qua. Letto verde. Ok, ci sta. Case a due piani con finestre e porte strane. Questa casa è inutile. Questa casa è inutile, ragazzi. E forse non è inutile. Cactus. Altri panini. Sto provando a parlare con dei villager, ma mi stanno spingendo fuori casa, quindi non ci parlo più. Questo è un farmer, quindi tu per forza qualcosa... Smeraldi, così, non lo so, carne di coniglio... Chest, ok, penso che... Quello smeraldo io me lo prenderò molto volentieri. Dov'è il farmer? Spostati. Tieni, signor farmer, grazie mille. Potrei prenderne altri, visto quanto fieno c'è qua. Ma penso che non mi servirà. Mi faccio le stack, poi il resto lo trasformo. E con il resto ovviamente sì, prenderò gli smeraldi. Però voglio almeno uno stack completo di questo fieno. Ragazzi, non sto trovando nulla di che alla fine. Oltre a una quantità indefinita di panini. Tipo tantissimi panini. Dove sta scappando questa? No. Eccoti qua.
Dammi altri di questi cavoli di smeraldi. Perfetto. Qua mi brucio le cose che non mi servono, tipo questo fieno qua non mi serve. Avevo delle cose... No, ho già buttato tutto, perfetto. Penso di potermene anche andare, sì. Penso di poter scollegare completamente da questo mondo, perché l'avete visto. Ho girato tantissimo. Sono stanco di... Oh mio Dio, la mia barca. Oh mio Dio. Ho dimenticato dov'è la barca. Per fortuna avevo le coordinate salvate. Andrò a prenderla prima o poi. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!